Siamo abituati a festeggiare il Natale come una festa religiosa. Però quello che possiamo chiederci è se questo avvenimento, l'incarnazione, ha cambiato anche la storia degli uomini, proprio da un punto di vista storico, di quello che è avvenuto poi, dopo, in seguito a questo fatto. Ebbene, possiamo dire che in particolar modo abbiamo avuto dei cambiamenti per quanto riguarda la storia dei bambini, la storia delle donne, la storia dei malati e la storia degli schiavi. Proviamo a vedere cosa è cambiato con l'incarnazione e con la diffusione del cristianesimo. Il primo aspetto è quello dei bambini. L'idea è quella di un Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che si fa bambino, cioè che si fa impotente e, come sappiamo, che rischia già fin dalla nascita di essere ucciso da Erode e che è affidato in qualche modo alla protezione di Maria e di Giuseppe. Cosa ha significato questa visione per tutti quelli che poi si sono convertiti, sono diventati cristiani, per i pagani che hanno abbracciato questa fede? Ha significato un vero e proprio stravolgimento nella visione dell'infanzia. Pensiamo all'antica Roma. L'antica Roma aveva una pratica molto diffusa, quella dell'infanticidio. I bambini non voluti, i bambini nati in una occasione considerata infausta, la data di un avvenimento negativo, i bambini malati o deboli venivano tranquillamente abbandonati, esposti, lasciati morire. La stessa storia di Roma nasce da due bambini esposti, Romolo e Remo, che vengono nutriti nella leggenda dalla lupa. Evidentemente spesso questi bambini morivano. Erano i figli, come dicevo, non voluti, i figli non aspettati, i figli magari dell'unione di un uomo con le schiave che poi nessuno aveva la forza di allevare e di nutrire. Tanto che addirittura il pater familias romano aveva il diritto di vendere, di esporre, di uccidere il proprio figlio. Questo perché la società di allora vedeva nel padre una persona dotata di ogni potere e nel bambino una creatura ancora debole, incapace di parlare, irrazionale, senza sostanzialmente alcun diritto. Tanto che personaggi come Seneca, grande filosofo, per tanti aspetti anche umano nei confronti per esempio dei suoi schiavi, scriveva: uccidiamo i cani idrofobi con un colpo alla testa, abbattiamo il bue furioso e selvaggio, affoghiamo i bambini al momento della nascita se sono deboli e anormali. Non è la rabbia, ma la ragione che separa il nocivo dal sano. Se ci spostiamo da Roma alle altre civiltà antiche, succede esattamente la stessa cosa. Tutti conosciamo per esempio l'esempio di Sparta. A Sparta i bambini che non erano sufficientemente sani e sufficientemente forti venivano esposti, abbandonati sul monte, lasciati anche in questo caso morire. Gli storici ci dicono che questi bambini spesso morivano, in qualche caso venivano sollevati da qualcuno che li trovava, che li nutriva, ma che ne faceva dei suoi schiavi, perché erano a disposizione di tutti. Ebbene, che cosa accade con il cristianesimo? Che il bambino diventa importante. Dio stesso si è fatto bambino, i pastori lo adorano e quindi cambia proprio la visione del bambino. Il bambino inizia a diventare una figura che ha dei diritti. Ecco perché i primi cristiani scrivono spesso di vivere nelle città con gli altri, di fare le stesse cose degli altri, ma di non esporre i bambini, noi non abbandoniamo i bambini, non lasciamo che vengano presi e fatti schiavi o che diventino prostituti o prostitute, e quindi abbiamo questa differenza rispetto agli altri. È da qui, se ci pensiamo, che nasce una istituzione tipica del cristianesimo che è l'orfanatrofio. Gli orfanatrofi nascono inizialmente in Europa, quindi in questa civiltà cristiana, ma piano piano i missionari li esportano in tutto il mondo. Capita spesso di leggere la storia di personaggi da Madre Teresa di Calcutta a San Giovanni di Fredademez che
cosa fanno? Arrivano in questi paesi come l'India o come la Cina e si accorgono di cosa? Si accorgono che ancora oggi o ieri, ma insomma ancora nei tempi recenti, i bambini sono tranquillamente abbandonati e lasciati morire. Ed ecco perché in qualche modo questi personaggi sono noti come missionari, ma sono noti anche come creatori di orfanotrofi. Visto che abbiamo accennato alla Cina, all'India, quindi a due continenti in cui il cristianesimo è penetrato solo superficialmente, basti ricordare che oggi in questi due continenti mancano all'appello milioni e milioni, si parla di 100 milioni di bambine. Perché? Perché come dicevo prima, sia in India che in Cina, l'infanticidio è abbastanza normale, ma si preferisce l'eliminazione delle bambine femmine. Perché? Perché in una società da una parte agricola e quindi c'è più bisogno di maschi che lavorano, dall'altra perché in queste culture e in queste religioni la donna è vista in qualche modo come una figura inferiore. Per esempio nella dottrina della reincarnazione la donna è una forma di incarnazione inferiore a quella dell'uomo. Bene, questa brevissima introduzione su come il Natale ha cambiato la storia dei bambini, dando ai bambini una dignità nuova, un senso nuovo, ci collega anche alla storia delle donne. Infatti noi siamo abituati nella tradizione cristiana a questa immagine di una donna, Maria, con in braccio un bambino. È un'immagine stranissima per il mondo antico. Perché? Perché come abbiamo già detto, il bambino non era una figura importante, ma non era importante neanche la donna. Quando i primi cristiani venerano un bambino e una donna, fanno qualcosa di molto strano, di molto così incomprensibile agli occhi di molti romani, ma anche delle altre popolazioni. Se pensiamo per esempio alla donna, nelle culture antiche, quello che valeva, che era importante, era la forza fisica, la forza dei guerrieri. E quindi noi, dalla storia antica, dalla storia greca, dalla storia romana, dalla storia germanica, ereditiamo racconti di grandi condottieri, di grandi uomini, oppure di grandi filosofi. Non ci sono nella storia antica figure femminili importanti. Ebbene, i cristiani sì, caratterizzano subito per questo culto nei confronti di una donna, la madre di Dio, nei confronti di una donna a cui Dio stesso ha chiesto il permesso per poter incarnarsi in lei. È una visione rivoluzionaria che porta a tanti cambiamenti molto concreti. Pensiamo per esempio alla vicenda, al cambiamento che assume il matrimonio nella storia. Ci sono culture in cui esiste la poligamia, e quindi un uomo che può avere più mogli, o culture in cui esiste la monogamia, come quella romana o come quella greca. Ma i greci e i romani potevano tranquillamente ripudiare più e più volte le loro donne, perché era chiaro che sopra c'è l'uomo, sotto c'è la donna. Facciamo degli esempi concreti. In caso di sterilità, cosa accadeva? La sterilità era considerata una colpa della donna. Lo era considerata da un punto di vista, diciamo così, scientifico, ma lo era considerata in generale. Quindi una donna che non poteva avere figli veniva tranquillamente ripudiata. Con la nuova visione, che cosa accade? Che il matrimonio è monogamico e indissolubile, cioè a ogni uomo una donna, sullo stesso piano, con gli stessi diritti. E per esempio nel caso della sterilità, la donna non poteva essere ripudiata, perché questa menomazione, che veniva comunque magari attribuita alla donna, non inficiava la promessa di amore che i due sposi si erano fatti. Facciamo un altro esempio molto conosciuto, quello dell'adulterio. Le storiche del mondo antico ci raccontano che nella società romana la legge puniva severamente le adultere, mentre l'infedeltà dei mariti non era soggetta né a sanzioni penali né a una disapprovazione morale. In altre parole, l'uomo poteva tranquillamente tradire la moglie, laddove c'era la monogamia, poteva tranquillamente andare con le schiave, ma la donna questo ovviamente non poteva farlo. Bene, che cosa accade con la nuova visione? Che gli uomini vengono invitati ad avere una fedeltà uguale a quella che richiedono alle loro mogli.
Un caso che possiamo ricordare è quello di Agostino, vescovo di Ippona, un latino, un pagano che si converte al cristianesimo. Ebbene, nelle sue prediche troviamo spesso traccia di quello di cui stiamo parlando. Agostino insiste molto sull'idea per cui Dio è amore, e l'amore è fedele, l'amore è paziente, l'amore è capace di sopportazione, ma poi entrando nella concretezza dell'uomo del suo tempo, invita, per esempio, i mariti a non richiedere la fedeltà alle donne per poi tradirle. Come la chiedete a loro, dovete dargliela, spiega Agostino. Chiede ai padri, per esempio, di non imporre i matrimoni combinati alle figlie. E qui si lascia andare una battuta. Guardate che Eva non è stata presentata ad Adamo da suo padre. Agostino si batte, per esempio, perché il matrimonio diventi libero, perché ci sia un mutuo consenso. Ed ecco che piano piano la dottrina viene elaborata e porta l'idea che il matrimonio deve essere libero, libero da costrizioni, violenze, libero da imposizioni della società o dei genitori e nello stesso tempo che per la sua validità vi sia un assenso, quel famoso sì, di entrambe le parti in causa. E perché questo accada si chiede anche di spostare l'età del matrimonio nella società antica romana, ma anche nel resto del mondo molto precoce, quindi bambine che si sposavano a 12-14 anni, più tardi, quando la donna e l'uomo saranno capaci di dare un assenso responsabile. Facciamo un altro esempio che ci viene da Santo Agostino di Ippona, ma che poi fa scuola nel tempo. Quello delle donne violate, delle donne violentate. In molte culture extraeuropee, extracristiane, compresa quella dell'antica Roma, una donna violentata diventava in qualche modo impura. Abbiamo ancora oggi dei casi di donne che vengono violentate e poi lapidate, come se la colpa fosse loro. Ebbene, anche nell'antica Roma, quando una donna veniva violentata, in qualche modo la cosa migliore da fare per lei era, diciamo così, suicidarsi per cancellare la colpa. Ed è in questo caso che Sant'Agostino dice alle donne del suo tempo che essere violentate non fa perdere a loro né l'onore né la castità e che anzi uccidendosi non lavano l'onta e la vergogna ma ne compiono una maggiore perché uccidono un innocente. Vedete, tutto inizia a cambiare, tanto che se noi andiamo a ricercare qualche riferimento scritturale viene in mente per esempio la lettera di San Giacomo Apostolo quando scrive «Religione pura e senza macchia» è questa, soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni. Gli orfani, lo abbiamo già visto, fermiamoci un attimo sulla questione delle vedove. Che cosa succede generalmente nel mondo antico? Che, come abbiamo detto, la figura maschile è quella predominante e quindi quando il marito muore, le vedove si trovano in condizioni abbastanza negative. Ci sono culture come quella romana in cui la donna deve risposarsi. Ci sono culture come quelle orientali dove la vedova viene addirittura bruciata sulla pira, sul rogo del marito, la famosa cerimonia del sati, che verrà vietata soltanto dagli europei in India nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento. Dunque, le vedove si trovavano in questa condizione. Invece, con il cristianesimo, per la prima volta, una donna vedova può scegliere se risposarsi o anche di non sposarsi, potendo per esempio per la prima volta nella storia gestire il suo patrimonio. Ecco perché se noi studiamo la storia dei primi secoli del cristianesimo ci troveremo spesso di fronte a figure femminili che assumono una grande importanza, ad esempio a vedove estremamente significative. Una di queste è la celebre Fabiola, rimane vedova, decide di non sposarsi, cosa che può fare perché la cultura appunto è cambiata, e decide di gestire il ricco patrimonio di suo marito, che fino a poco fa non avrebbe potuto gestire, dando vita a quello che viene considerato il primo ospedale moderno,
l'ospedale di Santa Fabiola del 390 d.C. a Roma, su cui torneremo più avanti. Queste donne sono importanti vedove, oppure altre figure, ne vorrei citare alcune, Galla Placidia, Blandina. Blandina è questa donna che viene uccisa nel circo. Durante le persecuzioni dei primi cristiani vengono perseguitati sia uomini che donne. Ci sono alcune donne, come Blandina, che vengono portate nel circo e fatte sbranare dagli animali. E cosa accade? Accade che il coraggio di queste donne viene celebrato. Se noi leggiamo dei testi di quegli anni, troviamo alcune affermazioni come queste: le nostre donne sono coraggiose, le nostre donne sanno essere capaci di affrontare la morte con gli uomini. Che cosa sta cambiando? Sta cambiando l'idea di forza. Mentre nel mondo antico la forza era solamente la forza fisica ed era legata alla virtù bellica, con il cristianesimo che cos'è che è cambiato? Che Dio è sì onnipotente, ma si è fatto, come dicevamo prima, impotente da bambino e perfino sconfitto sulla croce. Dunque la forza fisica non è più il valore assoluto, ma i valori diventano altri, diventano la pace, diventano il perdono, diventano la forza d'animo. Ed ecco che, cambiando proprio la prospettiva, il confronto fra maschio e femmina non è più quello di prima. Non possiamo più dire con Aristotele l'uomo ha il cervello più grande, le braccia più forti, le gambe più forti. Non è quello importante. Le donne, come Blandina, sono capaci di affrontare le bestie esattamente come gli uomini. Sono capaci di studiare, abbiamo i primi casi di donne colte, come gli uomini. Sono capaci di affrontare le difficoltà vere della vita, che non sono la guerra ma sono altre, con la stessa forza d'animo. Ed ecco perché abbiamo padri della Chiesa che nei primi secoli dicono: fra l'uomo e la donna la forza di volontà può essere superiore nell'uomo o superiore nella donna, ma non è che sia superiore per forza nell'uomo. E abbiamo addirittura una bella immagine con cui vorrei concludere questa breve trattazione, che è quella della origine della donna. Si parte dalla Bibbia, dalla Genesi, dove Dio forma la donna prendendo una costola dall'uomo. Qual è il commento che si diffonde sempre di più fino a diventare il commento fondamentale del basso medioevo? Ed è questo: Dio ha creato la donna dall'uomo perché sono carne della stessa carne. Non l'ha presa dalla testa perché non è padrona dell'uomo, non l'ha presa dai piedi perché non è schiava dell'uomo, ma l'ha presa dalla metà perché è socia. La frase è: nec domina, nec ancilla, né de padrona, né serva, sed socia, ma alleata. E qui, su questa alleanza, si fonda la nuova visione del rapporto fra uomo e donna. Non una visione basata sui rapporti di forza, neanche sul piacere sessuale, esclusivamente parlando, ma basata su quella idea secondo cui l'uomo e la donna sono stati generati dalla stessa carne, provengono dallo stesso creatore e sono quindi chiamati ad essere alleati di Dio nella diffusione del suo amore e nella procreazione degli uomini.